Sono iniziati i festeggiamenti in onore della Maria Santissima Addolorata che si venera nella parrocchia Santa Maria delle Grazie in Casatori e con i festeggiamenti della Santa Patrona della comunità parrocchiale la città, come di consueto ormai dal 1996, diventa location della famosa Infiorata, arrivata alla sua 28ª edizione, nata con l'intento di riportare il piccolo e grazioso centro dell'agro nocerino sarnese all'attenzione degli addetti ai lavori, agricoltura, commercio e soprattutto arte, affinché l'evento potesse far conoscere culturalmente gli itinerari turistici locali. È la manifestazione per eccellenza dell'agro, conosciuta a livello nazionale, la suggestione dei tappeti realizzati con i fiori e il suggestivo passaggio della statua della Madonna dell'Addolorata emoziona non poco. Al centro della frazione si realizzano tappeti floreali che, ispirati a vari temi religiosi oppure a dipinti e sculture del nostro patrimonio artistico, celebrano il mistero della Vergine e del Cristo. I fedeli si fanno ispirare dall'arcaico passaggio processionale delle sacre immagini ed erano soliti cospargere di foglie e fiori le strade. A tal rito si è pensato poi successivamente di modernizzare un'azione ormai datata con lo straordinario capolavoro dei meravigliosi tappeti di fiori che ogni anno artisti decoratori regalano ai visitatori e ai turisti. Il tema scelto quest'anno per le opere floreali è Azione Cattolica, un carisma che continua. Lo scorso 10 giugno infatti sono stati festeggiati i 95 anni della presenza dell'ACR nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie e l'Infiorata 2023 vuole essere un omaggio a tutte quelle personalità che negli anni si sono impegnate. Associazione.